Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Ecco cosa è successo alla Dama del Trono Over. Gemma Galgani continua ad essere una delle grandi protagoniste del Trono Over. Malgrado le critiche, Gemma riesce a portare un gran numero di ascolti a Maria De Filippi e da Uomini e Donne. Gemma Galgani è senza dubbio una delle dame più amate di Uomini e Donne. La torinese presente negli studi di Canale 5 da circa 8 anni non è ancora riuscita a trovare la sua anima gemella. Spesso criticata per i suoi modi da Tina Cipollari e Gianni Spelti, Gemma sembra essersi stanca di essere attaccata. Soprattutto dopo che ad insultarla ci ha pensato anche il web. Gemma Galgani si sfoga sui social. Poche ore fa, dal profilo ufficiale di Gemma Galgani è arrivata una pesante risposta ai fan che non la sostengono. Oltre ad avere, spesso dei contrasti con Tina e Gianni, la dama viene attaccata anche sui social dove alcuni fan di Uomini e Donne la prendono letteralmente di mira. Secondo alcuni utenti, la Galgani dovrebbe tornarsene a casa vista l'età e soprattutto gli 8 anni già trascorsi in TV. Molti pensano che la direttrice di teatro stia in televisione solo per farsi pubblicità grazie alle telecamere di Maria De Filippi. Uomini e Donne, Gemma Galgani seguirà Giorgio Manetti? Dai social network piovono critiche per Gemma Galgani. Molti utenti portano avanti la tesi di Tina Cipollari, invitandola a lasciare il programma. La Galgani viene quasi sempre attaccata per il suo abbigliamento partendo dalla lunghezza degli abitini, non adatti alla sua età. Inoltre, la continua voglia di innamorarsi pare abbia annoiato il pubblico, stanco di vederla piangere in continuazione. Augurando il buongiorno ai suoi follower, Gemma ha pubblicato una sua foto in passerella con tali parole. Sdoganiamo le persone della mia età a doversi rassegnare e non poter sperare in un futuro migliore. Mica siamo nell'Ottocento? Non è la prima volta che la dama di Uomini e Donne si sfoga contro coloro che la criticano, ma questa volta, l'ex di Giorgio Manetti pare sia realmente incavolata. Chissà se deciderà realmente di lasciare il Trono Over. Uomini e Donne, Gemma Galgani criticata sui social, lei non ci sta e reagisce così. Gemma Galgani criticata sui social, a Uomini e Donne non piace proprio a tutti. Gemma Galgani a Uomini e Donne riceve parecchie critiche, da parte di Tina Cipollari in particolare ma non solo. E anche sui social network piovono critiche sulla Over. Ci sono molte persone che la apprezzano tanto come persona e per il suo atteggiamento e non fanno mancare il loro supporto. Ci sono altre persone che invece pensano l'esatto contrario e avallano le idee portate avanti da Tina in studio. Un argomento che torna spesso al centro del dibattito riguarda l'età di Gemma. Per esempio relazionata al suo modo di vestire, per qualcuno poco consono ai suoi anni. Un altro punto di scontro è l'atteggiamento verso i sentimenti. Pensate per esempio a Tina che spesso la attacca per i suoi baci con i cavalieri che la corteggiano. Ebbene, anche sui social non mancano critiche a Gemma come queste, ma lei ha deciso di reagire. Uomini e Donne, Gemma risponde alle critiche su Instagram, sdoganiamo le persone della mia età.
augurando il buongiorno ai suoi follower, stamattina Gemma ha pubblicato una foto di lei sulla passerella delle sfilate e si è sfogata un po'. Queste le sue parole: finalmente sdoganiamo le persone della mia età a doversi rassegnare e non poter sperare in un futuro diverso. Siamo nell'Ottocento? Credevo di aver sbagliato secolo perché a 70 anni ci si deve comportare da vecchi di spirito e pensare che siano sconvenienti le emozioni. Non è la prima volta che Gemma si sfoga sulla sua età, i suoi post su Instagram sono spesso risposte alle critiche ricevute sui social network. Ma anche in studio ha cominciato da un po' di tempo a rispondere a tono a Tina, infatti arrivano spesso a degli scontri veri e propri e Maria deve separarle. Altra critica a cui Gemma ha voluto rispondere riguarda il suo modo di vivere l'amore. Ricordate le critiche scaturite dopo il suo bacio con Rocco? E non solo con lui, diciamo che ogni volta che bacia qualcuno Tina ha qualcosa da rimproverarle. Gemma Galgani News, non temo la vecchiaia, non si può amare alla nostra età? È successo anche ultimamente quando Gemma ha baciato un nuovo corteggiatore, ma non si lascerà fermare da chi pensa sia sbagliato il suo comportamento. Infatti nel suo post di oggi ha aggiunto: io non temo la vecchiaia perché credo che sia una fase della vita come tante altre e non si può amare alla nostra età? L'amore vuole una cosa sola: essere corrisposto ed ogni ostacolo diventa superabile. Gemma Galgani su Instagram ha dimostrato di avere le idee ben chiare su come vivere il suo percorso a uomini e donne. A proposito, sapete già che stupirà tutti nelle prossime puntate facendo un passo indietro?